Buongiorno, siamo lì di Smaiorana di Somma Vesuviana. Con noi è la classe prima G dell'istituto e con loro determineremo il contenuto d'acqua nel vino. Sappiamo, gli alunni sanno bene, che l'acqua è una parte, una componente del vino insieme all'alcol etilico. Gli alunni hanno in modo sapiente segnato le formule dell'acqua e la formula dell'alcol etilico. La percentuale di alcol nel vino da tavola si aggira tra il 9 e il 12%. Con noi c'è il nonno di Francesco Avicella, che tra poco inquadreremo, che ha gentilmente convocato qui a Maiorana suo nonno, il nonno Giuseppe, e ha una lunga tradizione di produzione di vino e quindi ci svelerà un segreto per determinare il quantitativo di alcol nel vino e per capire se eventualmente l'uva di provenienza era un'uva adatta con un giusto grado zuccherino e quindi una buona uva, un'uva che potesse dare un vino gustoso. Gustoso e con una certa quantità di alcol. Esatto. Il nonno prima ci raccontava che quando faceva il vino andava a scegliere l'uva in base alla posizione della vigna, più in su o più in giù rispetto alla collina e quindi al sole, andava a stabilire un presunto grado alcolico. Secondo la tua grado. Esatto, le zone più assolate producevano ovviamente dell'uva con un maggiore grado zuccherino. Adesso vediamo l'esperienza, l'esperimento che il nonno ci illustrerà. Una mollica di pane imbevuta nel vino con un fiammifero acceso e coperta da un bicchiere. Tutte cose che lei aveva a casa. Certo. E noi vedremo che fa una forma di aspirazione. Questo vino, mi scusi, è il suo vino? Vino che bevo io.